mi sentite tutti? Sì? Ok, perfetto. Allora, salve a tutti, io sono Mirella, vengo forse se l'avete capito dalla Basilicata e ho passato quello che voi passerete tra qualche mese, ovvero le elezioni regionali. Allora, perché inizio con questa, subito con così? Perché voi siete un pochino dilettanti in confronto a noi. Sapete perché? Perché la nostra giunta è stata indagata tutta, alcuni sono finiti agli arresti domiciliari, altri addirittura non hanno più, hanno avuto problemi con la residenza, per cui i vostri poche indagini, cioè francamente sono poca roba rispetto a quello che abbiamo dovuto subire noi. Sono Roberta. Perché vi dico questo? Vi dico questo perché nonostante ciò, a novembre c'è stato il 53% di astensionismo in Basilicata, quindi il 47% degli aventi a diritto è andato a votare, e questo che cosa ha stabilito? Ha stabilito che il PD, il partito, o meglio la coalizione di centrosinistra, che è egemone in Basilicata da anni e anni, ha preso il 60%. Il 60%. Ma la cosa ancora più bella, che a me fa indignare, fa arrabbiare, ma dato che voi state andando alle elezioni regionali, è bene che voi lo sappiate, la prima proposta di legge che il PD ha fatto in consiglio regionale qualche giorno fa è stato il salvacondotta per i consiglieri regionali che erano implicati con la regione, con gli affari di Rimborsopoli. La prima proposta di legge, lavoro, scuola, consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle hanno votato contro, ovviamente, hanno denunciato la cosa perché è una cosa di una gravità assurda, ma non è finita qui, non è finita qui, e questo implica anche il nazionale. Il capogruppo del PD in Parlamento, l'onorevole Roberto Speranza, tra l'altro non eletto, perché Bersani ha deciso di metterlo lì, capolista, quindi noi abbiamo un capogruppo in Parlamento che è stato deciso da Bersani e che non ha fatto le primarie come tutti gli altri. Insomma, questo onorevole ha fatto un accordo preelettorale, lo potete trovare su tutti i giornali, ma purtroppo se ne parla talmente poco perché c'è Renzi, c'è la proposta di legge elettorale, ci sono tante altre cose che inquinano anche i media. Ebbene, l'onorevole Speranza ha fatto un accordo con il Centro Democratico di Tabacci, quindi pensate un po', per regalare un assessore nel caso, e c'è un documento scritto, firmato, vi giuro che esiste, non sto dicendo una fandonia, un documento scritto e firmato in cui gli si assicurava, in caso di vittoria ovviamente della coalizione di centrosinistra, un assessore. E c'è anche la cosa fantastica, che c'è anche una piccola chiusura di questo contratto dove viene detto che se l'accordo non verrà rispettato si pubblicherà questo foglio dove ci sono le firme. Ovviamente l'accordo non è stato rispettato, questo foglietto è stato pubblicato nel silenzio totale di tutti, come se non fosse successo assolutamente nulla. Questi sono i politici che abbiamo, quindi il problema, a volte, io mi sono convinta di questo, non è nemmeno più che sono incompetenti, perché magari fossero soltanto incompetenti. Queste persone sono in malafede, hanno dietro degli apparati, dei modi di agire, anche delle lobby, perché poi agiscono in concomitanza con le lobby. Voi avete qua il problema del petrolio, ma cioè, se in Basilicata... Noi siamo la regione, insomma, più trivellata in assoluto, noi siamo la regione più ricca, addirittura più ricca perché abbiamo il petrolio, cacchio, talmente ricca che ce ne andiamo, perché no, la ricchezza è troppa, guardate, è meglio che ce ne andiamo perché non riusciamo a sopportarla, quasi moriamo di tumore, chissà perché. Insomma, se venissero in una manifestazione quasi del PD, a parte che vabbè, sono talmente, noi purtroppo siamo talmente
storditi dalla comunicazione, da ciò che ci dicono, da alcune vicissitudini che non ci rendiamo più conto e nemmeno ci andremmo noi a queste manifestazioni in Basilicata, perché ormai siamo disillusi. E lo dimostra il fatto che il 53% non è andato a votare. Quindi un consiglio che mi sento di dare qui, perché se ognuno di voi parla con qualcun altro, che parla a sua volta con qualcun altro, bisogna andare a votare, altrimenti questo paese. Io vorrei parlarvi anche dell'attività che noi facciamo, esempio, ne abbiamo fatta l'ultima, abbiamo scoperto, io sono anche in vigilanza RAI, probabilmente ho anche visto la RAI da qualche parte, probabilmente chissà se loro sanno che c'è un probabile segreto consiglio di amministrazione lunedì, dove la Tarantola e Dubitosi e tutti gli altri del consiglio di amministrazione dovrebbero rispartire le poltrone dei TG. Questo perché? Perché Renzi ha vinto le primarie e quindi gli spetta di diritto un suo uomo al TG1, al TG2, insomma, in televisione. Questo atteggiamento che noi denunciamo dall'inizio di questa legislatura, ovvero di lottizzare l'informazione, lottizzare un bene pubblico che è la RAI, è vergognoso. Noi vogliamo che questo atteggiamento finisca, tant'è che appena abbiamo avuto la notizia l'abbiamo immediatamente messa in rete e sul blog di Beppe, in modo tale che probabilmente la Tarantola qualche risposta ce la deve dare, e soprattutto se il direttore del TG cambia in relazione al nome che noi abbiamo dato, beh, forse avevamo un po' ragione. Ma non solo, stiamo svendendo, non so se lo sapete, il nostro patrimonio pubblico. Poste Italiane verrà smantellata, svenduta probabilmente ai privati, alle banche, il tempo è quasi scaduto, quindi all'ENAP, Finmeccanica, e insomma qualsiasi azienda che ci può portare dell'utile, che comunque è un bene della collettività, noi la svendiamo in relazione al debito pubblico, come se 12 miliardi di euro in relazione a 2 miliardi di euro possano fare qualcosa. Io vi invito a riflettere veramente su questi dati, su quello che è successo in Basilicata, che io ritengo ancora più importante di quello che noi a volte, poi ci sono i miei colleghi che vi spiegheranno cosa facciamo anche in Parlamento, c'è il blog, ci sono i nostri siti, c'è il nostro Facebook, insomma, per essere aggiornati si può essere sempre aggiornati, però davvero riflettete un attimo su queste persone che ci amministrano, soprattutto nelle regioni, perché poi è nelle regioni che si può fare davvero qualcosa, anche se Renzi vuol modificare il titolo quinto della Costituzione e far perdere la sovranità anche alle regioni, quindi perderemo sovranità alimentare, sovranità monetaria, sovranità finanziaria, e probabilmente anche le regioni, con le regioni perderemo la sovranità regionale. Vi ringrazio.